un'apertura del mese in rosa interamente dedicata alla figura e alla sensibilità femminile. Con Univalle Onlus, l'associazione che dal 1990 si prende cura dei malati oncologici della provincia di Sondrio e nell'ambito della kermesse Omaggio alla Donna attraverso Arte e Storia, in programma a Sondrio presso la Sala delle Acque del BIM, è toccato a due artiste d'eccezione, Daniela Porro e Sara Bellome, rispettivamente mamma e figlia, inaugurare lo scorso sabato quello che è un fitto programma di iniziative nelle quali la figura della donna è protagonista riflessa in un caleidoscopio interpretativo. Pittura, poesia e poi letteratura, musica per quello che si annuncia come una serie di eventi che, lontani dalla retorica, possano concretamente avvicinare ad una comprensione, ad una maggiore conoscenza dell'universo femminile. Un universo reso tangibile grazie a Gli occhi delle fanciulle in fiore, questo è il titolo dell'esposizione a cavallo tra pittura, danza e musica dell'artista originaria di Saronno. Mi piace la dolcezza della donna, anche se poi sono una donna abbastanza decisa, ma mi piace esprimere il sentimento attraverso gli sguardi. Le mie mostre sono sempre state un intreccio di poesia, musica e danza, perché secondo me è importante che ci sia, cioè arte, per me è arte a 360 gradi. Ed è esattamente in questo che l'esposizione delle due interpreti si concretizza, una finestra sull'arte a tutto tondo che è figurativa, poetica, musicale e che giunge a toccare l'espressività sinuosa della danza. Un'arte dunque che avvolge di fatto chi assiste, una forma di abbraccio che ingloba tutti, artisti e pubblico. Ognuno a proprio modo è interprete. Dai tratti spontanei e umani d'impatto, l'esposizione è presentata da Sara Bellome, pura condivisione di sogni la sua, intessuta con la trama della poesia. Ho scritto anche le poesie, il genere, faccio diverse opere, tipo il collage, l'autoritratto. Interpretazioni differenti che passano attraverso la tecnica del collage, l'autoritratto, dal colore ad olio diluito, simile alla tempera, fino alla litografia su seta. Un ensemble figurativo suggellato dalle note pianistiche di Matilde Bellome. Suono il pianoforte e spesso accompagno le mostre di mia madre con i miei componimenti. A completare la collettiva dello scorso sabato la partecipazione musicale di Patrizia Pili, Tore Locatelli e Simone Cremonesi dei Latini Senza Confini. Con loro l'appuntamento è fissato per il 27 ottobre prossimo.